Buongiorno mister, buongiorno a tutti voi, vigilia di un'altra partita importante, come Modena mister, come è stata questa settimana? Buongiorno a tutti, è una settimana sicuramente speciale, speciale nel senso che la storia è già stato parlato tanto, però il nostro obiettivo come al solito è di preparare bene la partita, adesso oggi di finitura e partiamo poi per Modena. Prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Intanto volevo sapere la condizione del gruppo. Sì, abbiamo con Jasmin che ha un po' problemi col ginocchio, Kurtic, che al momento non penso che potrà giocare, e Pecorino ancora out, però il resto del gruppo sta bene. Quindi Mineto e Kivi fanno parte della rosa? Sì. Saranno convocati? Vediamo oggi l'allenamento che cosa ci dà, ma penso che abbiamo bisogno di gente che sa difendere e poi dovremmo fare una scelta per domani. Con due domande, è una partita speciale perché dall'altra parte del campo c'è un allenatore che sostanzialmente conosce l'80% dei tuoi ragazzi e poi c'è questo Modena che ha bisogno di vuole vincere, che non vince da gennaio scorso. Che tipo di combinazioni prevedi e come prevede e come pensa di affrontarle? Allora, vedendo la partita contro l'Ascoli ci aspettiamo un avversario molto duro nei duelli, consapevole di quello che vogliono fare, abbiamo preparato bene la partita, adesso domani bisogna scendere in campo e poi di poter giocare una partita, per me è una normale di Serie B, penso che quello è importante per i ragazzi anche di essere consapevoli che domani gioca il Modena contro il Südtirol, 4 giornate alla fine, che bisogna dare il massimo per il nostro obiettivo che è la salvezza. Il pareggio, firmeresti per un pareggio? Firmerete. Ma dipende sempre che come parte la partita, come la partita. Sicuro che ogni punto adesso ci aiuta per il nostro obiettivo. Io prima della partita di dire firmo o non firmo, faccio. Sì, difficile, però chiaro che un punto a noi ci darebbe una grande mano per il nostro obiettivo. Grazie. Grazie. Con Kurtic fuori potrebbe essere l'occasione per Malamo, per partire da Nizza? Una pensata ci sta, sicuramente. Alessandro sta allenando bene, sta facendo bene quanto entra. Le sue caratteristiche comunque anche stanno forse un po' più in avanti, sotto punta. Però sicuramente un obiettivo anche nostro per farlo iniziare perché sta veramente facendo bene, però se sei domani o no non lo so ancora. Hai lavorato con Isoli, in passato volevo chiederti una cosa che ti ha lasciato, pur essendo due allenatori diversi nel modo di pensare ufficio. Io sono andato in ritiro una settimana a luglio, questa era la mia prima settimana, devo dire un grande grazie a mister Isoli perché mi ha accolto con braccia aperte, ho potuto vedere tutto dell'allenamento. Mi ha dato veramente l'impressione di quella cosa di fuoco che trasmette ai giocatori e la voglia di difendere, quello sono le cose due cose che veramente mi sono rimaste e che prendo con me per il mio futuro e già sto preparando anche in campo. Si è parlato tanto di Isoli, forse anche troppo questi giorni, lei personalmente come sta vivendo questa vigilia? Con me non ha parlato nessuno di Isoli, io so che nei giornali viene scritto, per questo ancora una volta faccio bene, penso di non leggere tutto o niente. Per me è importante che i ragazzi continuino il loro percorso, del loro lavoro quotidiano che fanno in campo, di portarla alla partita. Per me domani sarà la partita Modena contro il Südtirol e nient'altro. Prego. Il fatto di affrontare una squadra di Isoli, secondo lei è più un vantaggio per voi, per i giocatori che conoscono bene Isoli, oppure per Isoli e Modena che conosce bene i giocatori? Penso che i giocatori è una cosa, la cosa poi proposta in campo è una cosa diversa forse, sapendo forse le caratteristiche o le forze o i punti deboli può dare una mano. Penso però che per me io provo di focalizzarmi sui nostri ragazzi, sul nostro gioco
di poi essere pronti di quello che ci aspetta. Non so se è un vantaggio o disvantaggio. Io veramente preparo la partita come tutte le altre. È chiaro che viene parlato tanto, però noi abbiamo il nostro metodo, come facciamo la settimana. Prepariamo l'avversario, ognuno c'ha il suo compito, facciamo l'analisi e poi vedendo le scene noi riproduciamo quello in campo e proviamo di trovare soluzioni. Bisogna ragionare anche un po' con le... sono tre partite in una settimana, quindi possiamo aspettarci più cambi rispetto alle ultime partite oppure soltanto il cambio? In questi tre partite sicuramente. Per adesso, per domani, non sono ancora al 100% di come cominceremo, però è chiaro che in queste tre partite adesso, a partire da domani, ci saranno cambi da fare. Finora è sempre sostituto Kurtic con Peters, no? Tutte le ultime partite, quindi anche quella è l'opzione di lasciare davanti Tait e Casiraghi e mettere Peters con Arioni. Sì, ma c'è non solo Peters, c'è anche per esempio Lonardi, che è entrato benissimo contro il Bari, che sta spingendo durante le settimane. C'è appunto la possibilità di Mallamo, come ha detto lei prima. Poi abbiamo diverse possibilità appunto di prendere dietro Fabi, di mettere forse Mallamo davanti. Dunque le possibilità ci sono.